Buon pomeriggio dal Teatro Vittoria in Torino, da dove trasmettiamo in diretta web per il Festival Internazionale Mito Settembre Musica un concerto della pianista Shizuka Susanna Salvemini. Questo è il primo di una serie di concerti che Mito dedica a Claude Debussy nel 150° anniversario della nascita. Seguiremo in diretta web tutta questa rassegna pianistica con i concerti del 10, 12, 14, 17, 19 e 21 settembre, sempre a partire da qualche minuto prima delle ore 18. Mito Settembre Musica è giunto alla quinta edizione nella rinnovata organizzazione che vede la città di Torino e di Milano coprodurre il festival, iniziativa che, lo ricordiamo, era nata a Torino nel 1978 in occasione dell'ostensione della Sindone, diventando da allora per i torinesi un appuntamento annuale di successo. Il programma di quest'anno, come sempre ricco di opportunità di ascolto, anche con appuntamenti ad ingresso gratuito, lo trovate su www.mitosettembremusica.it. A Torino inoltre, Mito per la città propone 130 appuntamenti gratuiti in piazze, strade, luoghi pubblici e commerciali. Il programma completo lo trovate su www.mitoperlacitta.it, a senza accento. Ma torniamo al programma di oggi. In una pausa delle prove di questo pomeriggio abbiamo incontrato Shizuka Susanna Salvemini. Ecco cosa ci ha raccontato. Shizuka Susanna Salvemini ha iniziato lo studio del pianoforte a 4 anni. Già a 11 vince il primo premio Città di Camerino, continuando da allora ad ottenere prestigiosi riconoscimenti sulle sue capacità interpretative. Com'è nato l'amore verso il pianoforte? Allora, io avevo il pianoforte in casa fin da quando ero piccolissima, perché mia mamma è pianista e diciamo che ho vissuto col pianoforte da sempre, fin dalla nascita. Mi sono avvicinata allo strumento giorno per giorno, vivendolo quotidianamente, e si può dire che oggi è diventata la mia vita. Non c'è stato un momento preciso in cui io mi posso ricordare in cui ho iniziato a studiarlo. Ecco, questo. Quindi è stato un amore continuo. Sì, giorno per giorno è nato, sempre di più. Un po' come Debussy. Debussy ha sempre avuto un pianoforte in casa. La sua musica è una musica, come affermava lui stesso, che sarebbe stata compresa solo dai nipotini del XX secolo, diceva in una battuta. Cosa trova di straordinario in questo musicista che ancora oggi è difficile da ascoltare? Secondo me proprio si differenzia sia dai compositori classici sia dai compositori romantici, perché c'è una ricerca di suono difficile da rendere nella tastiera, qual è uno strumento a percussione. Quindi certamente noi pianisti abbiamo la fortuna di avere il pedale e quindi ci permette di ottenere delle sonorità più lievi, più luminose, che appunto sono tipiche del linguaggio musicale di Debussy. E secondo me è un percorso formativo indispensabile per un artista. Ecco, sul programma di oggi, che è molto interessante, che spazia dai Children's Corners per arrivare ai due arabesche, la Reverie, la Mazurka, la Valse Romantique, la Plus Quélante, la Danse Moimienne, per finire con l'Étampe, qual è il filo conduttore, o qual è il pezzo che le procura, diciamo così, più emozioni? Allora, diciamo che non c'è una certa logica nella scelta dei brani, perché dovendo fare l'integrale di Debussy ci sono stati assegnati questi pezzi in maniera casuale. Se non altro però ci sono delle opere più giovanili, come ad esempio le arabesche, le due arabesche, che sono delle composizioni eleganti, di breve respiro, e come anche ad esempio il valzer romantico, la danza boemiena, e invece altre composizioni più mature come i Children's Corner, perché è una raccolta dedicata a sua figlia che lui chiamava Chouchou, e anche gli Estampes, che sono invece rievocano dei paesaggi orientali, come ad esempio Pagode, il primo pezzo degli Estampes, o anche nel secondo pezzo in cui ci sono tratti definiti in cui lui ricorda la Spagna, oppure nell'ultimo pezzo in cui Debussy spazia la sua immaginazione attraverso paesaggi naturali, quali sono appunto i giardini sotto la pioggia.
Grazie, grazie Shukasana Salvemini, la ascolteremo fra pochissimo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Bene, questa Salvemini. Era la pianista Shizuka Susanna Salvemini che abbiamo intervistato nel pomeriggio. Il programma di oggi prevede di Debussy i Children's Corner, a seguire De Arabesque, La Rêverie, Mazurka, Valse Romantique, La Plus que l'on, Danse Bohémienne et Temple. Claude Debussy era nato a Saint-Germain-en-Laye, a 20 km da Parigi, il 22 agosto 1862, ed è considerato e celebrato in patria e nel mondo come uno dei più importanti compositori francesi. Morì a Parigi il 25 marzo 1918 in piena Terza Guerra Mondiale. Parigi era in quei giorni sotto bombardamento tedesco e il suo funerale fu molto dimesso, tant'è che poi fu poi traslato qualche anno dopo alla sua attuale tomba nel cimitero di Passy, vicino a Parigi, città che è da lui amatissima. Già a 10 anni entrò in conservatorio, nel conservatorio di Parigi, fu uno studente alcune volte non troppo ligio ai doveri della didattica, aveva anche delle idee particolari, per esempio non amava la classe di armonia, anzi la considerava più o meno inutile, era sempre molto strano secondo i suoi compagni il modo in cui approcciava il pianoforte e suonava, pigiava le mani sui tasti cercando delle armonie e soprattutto dei suoni assolutamente fuori luogo rispetto al periodo del fine Ottocento. La musica è infatti costruita, la musica di Debussy, con piccole immagini balenanti in un continuo rinnovamento, ma indipendenti tra loro, grazie all'appoggio a un linguaggio a un linguaggio armonico che non è vincolante, è spesso fatto di espedienti extratonali. Sceglie infatti prevalentemente sonorità lievi, luminose, spesso sugli acuti, elabora una scrittura ritmica estremamente complessa, con un andamento fluttuoso e sospeso che reinventa il modo di suonare il pianoforte. Dice Malvano nell'opuscolo, nel programma di sala, per Debussy il pianoforte è uno strumento multiforme capace di passare dallo stato liquido a quello aeriforme in maniera magica. È un ponte tra il suono e il silenzio che spesso consente di raggiungere la nozione tipicamente francese, simbolista del presque rien, la dissolvente incrociata tra ciò che è e ciò che non è. È un miracolo dell'armonia che avanza concatenando accordi dissonanti sulla carta eppure carezzevoli all'ascolto. È una musica, come disse lo stesso Debussy, di non facile ascolto, disse la mia musica sarà compresa dai nipotini del XX secolo. Però è una musica estremamente affascinante che sicuramente prende nella fantasia dell'ascoltatore, al di là di quella che è il programma. Molte volte i titoli delle opere di Debussy si riferiscono ad elementi anche naturali, come La Mer, famoso pezzo sinfonico, dove però il mare ha tutta una vita che non è quella didascalica del mare, delle onde, è tutto un insieme di suoni molte volte percepito e impercepibile che il compositore ci trasmette, e queste sonorità sono sonorità che i contemporanei non sempre apprezzavano. Dei Children Corners, che ascolteremo oggi, i Children Corners sono stati dedicati da Debussy alla figlia, avuta con una delle mogli, la Emma Barzac. Da un punto di vista sentimentale dobbiamo notare che Debussy ebbe una vita molto complicata, con ben 2 tentativi di suicidi da parte delle sue amanti. Dicevo dei Children's Corner, dedicata alla figlia Emma,
dice ancora Malvano nell'opuscolo, la ricerca di Debussy in questi pezzi è quella di recuperare l'ingenuità e la sincerità dei bambini. Ecco, arriva la pianista, si chiama Susanna Salvemini, che ascoltiamo nei Children Corners, dedicati da Debussy alla figlia Emma. Thank you.
erano Children Corner di Claude Debussy, una piccola suite per pianoforte eseguita dalla pianista e istituta Susanna Salemi qui a Mito Settembre Musica. Passiamo ora ai The Arabesque, andantino con moto in maggiore e allegretto scherzando in sol maggiore. Thank you.
erano i due arabeschi, ora passiamo a Reverie. Questa era la Reverie del 1890, passiamo ora a una mazurka del 1890.
Allora, ancora un brano di ispirazione chopiniana, la valse romantica, sempre del 1890. Thank you.
questo era la pochinetta. Questa era Dance Bohemian del 1880. Arriviamo ora alle 80 del 1903, tre pezzi, Pagode, La Soirée d'un Grenade, Jardin sous la pluie. Abbiamo ascoltato tre pezzi del 1890, erano Le Reverie e Mazurka e Vals Romantique, di cui abbiamo sentito l'influenza di Chopin, ammirato intensamente da Debussy. La pianista Salvini ritorna con quest'ultimo pezzo, Estampe. Thank you.
Della raccolta Etamp, composti da Claude Debussy nel 1903, termina il concerto della pianista Shizuka Susanna Salvemini qui al Teatro Vittorio di Torino per Mito Settembre Musica. Sentite l'applauso del pubblico. La pianista Shizuka Susanna Salvemini ha interpretato un programma completamente dedicato alle musiche di Claude Debussy. Avete potuto seguire l'intensa interpretazione della giovane pianista che ritorna sul palco. Vedete che, ecco, forse si concede un bis. Al Teatro Vittorio di Torino, la pianista Shizuka Salvemini, Susanna Salvemini, ha eseguito un bis di musica sempre di Claude Debussy. In questo concerto che ha visto la pianista suonare i Children Corner, De Arabesque, Reverie, Mazurka, Valse Romantique, La Piquelon, Danse Bohemienne e per finire l'Etampe, i tre pezzi dell'ultima raccolta che abbiamo ascoltato. Ecco, torna Susanna Salvemini
qui sul palco del Teatro Vittoria, il nostro concerto, la nostra diretta web si chiude e qui io vi do appuntamento al prossimo collegamento con il Teatro Vittoria lunedì 10, sempre intorno alle 17.55 per il concerto di Juliana Steinbeck con in programma di Debussy i preludi libro primo di Maurice Ravel Gaspard de la Nuit. Un cordiale a risentirci da Franco Carcillo con Mito Settembre Musica.